Disteso a occidente su un fianco del Monte Penice, Menconico deve la sua economia principalmente all'agricoltura e al turismo prevalentemente estivo che trova tra le strette vie ben tenute e le case sapientemente ristrutturate nella verde cornice di boschi secolari un momento di pace e tranquillità difficilmente riscontrabile in altre località più rinomate. E gli abitanti di Menconico sanno anche trovare nicchie che permettono loro di contribuire in modo cospicuo all'economia familiare. Ecco che troviamo l'esclusiva produzione ormai rarissima di formaggi artigianali quali il Nisso o l'appassionata ricerca del tartufo, soprattutto quello nero che da queste parti, forse per il tipo di terreno, è di qualità particolarmente pregiata. E la passione è nata dai nonni, poi dai genitori, e me l'hanno passata che fin da bambino, quindi diciamo che è una vita che ho questa passione. La difficoltà più grande è avere passione e fare tanta strada, poi il resto, una volta che c'è la passione, diventa tutto più facile. Il periodo migliore per il tartufo qual è? Dipende sempre dal tartufo, c'è l'estivo che è d'estate e il bianco e l'invernale che sono a partire da metà settembre fino a, diciamo, Capodanno, che sono i più buoni. Qual è stata la tua esperienza più bella, la cosa che ti ha riempito veramente di gioia? E il primo tartufo bianco. Il primo tartufo bianco è una gioia, perché il profumo, il lavoro del cane, il posto nuovo, è tutta una cosa che è difficile da spiegare. E allora diciamo, quando l'hai trovato e in che zona? Una zona molto ampia, perché si sa che se tu lo dici magari qualcun altro va a vedere. Diciamo oltre Po Pavese, alto oltre Po Pavese. E in una splendida giornata di settembre, con tante trovate e allegria, il tartufo è stato solennemente festeggiato. Sì, la festa del tartufo a Menconico è una festa storica, ha più di 25 anni. L'anno scorso sono due anni che non la facciamo, l'anno scorso per il Covid, l'anno prima ancora, e quest'anno finalmente siamo ritornati alla normalità, per cui facciamo questa sagra del tartufo. E Menconico si è posto subito in prima posizione per movimentare un po' la Valle Stafora. Beh, noi abbiamo una Proloco molto attiva, una Proloco che sta lavorando molto bene e stiamo facendo di tutto per rilanciare il nostro comune, che negli ultimi anni ha avuto un grosso calo. Ora c'è da dire che con la pandemia le cose sono cambiate, tanti turisti che non venivano più sono ritornati, tante case che non erano utilizzate adesso sono state vendute, sono utilizzate, per cui si è messo in moto un po' tutto il discorso turistico, e noi il comune sta facendo di tutto per supportare questa attività. Sì, le idee sono quelle prevalentemente legate, e sono prioritarie per noi, quelle legate alla valorizzazione del territorio, di aumentare la socialità all'interno del territorio stesso, cercando comunque partner anche esterni e cercando per quota parte di esportare virtualmente, ma vi richiamiamo qua soggettivamente per apprezzare i nostri prodotti, dal formaggio al tartufo al miele, che sono prodotti per me doc dop. Assolutamente sì, queste cose non devono avere un inizio e una fine contemporanee, si tratta di partire, di proseguire, l'impegno vedo che c'è, soprattutto qua a Menconico, e quindi bella iniziativa, ho partecipato anch'io un po' in veste anche di collaboratore, abbiamo col mio gruppo di 4x4 fatto da apripista e da chiusura per garantire la sicurezza della manifestazione, ci sono tutti divertiti, per cui va bene. Sì, finalmente si ricomincia, infatti ne parlavo prima con una mia amica, le spiegavo che insomma
le nostre valli e l'Oltre Po sono paesi, sono insomma zone piene di paesi molto vivi che d'estate fanno un sacco di eventi, e purtroppo la pandemia ha segnato molto. È bello poter ricominciare e poter rivedere queste feste di paese, perché abbiamo una ricchezza nei nostri paesi che portano avanti cultura, tradizione, storia, ma poi il bello anche di stare insieme e di festeggiare. Quindi ci auguriamo tutti che questo sia, diciamo, l'ultima estate, diciamo, di sofferenza, e che dal prossimo anno, al 2022, si possa ricominciare ad avere una vita normale, di festa, di gioia, di condivisione, insomma, di cultura, di storia, di ricchezze enogastronomiche che insomma del nostro territorio. Ma direi che questo è un bel esempio di ripresa, perché finalmente un'amministrazione coraggiosa come quella di Menconico mette in atto un'iniziativa storica, perché è un'iniziativa storica che è nel segno proprio della ripartenza. Siamo tutti entusiasti, molto contenti, c'è uno spirito, veramente una voglia di divertirsi nel riconoscerci nelle tradizioni. Divertirsi ancora riprendendo quelle feste che erano state interrotte 2 anni fa. Quindi bene il comune di Menconico, complimenti al sindaco e complimenti a tutti quegli espositori che sono qua oggi a ribadire il valore e la valenza di questo territorio. Complimenti anche alla Proloco e chi sta cucinando per tutti noi. Buona domenica a tutti!